Cari amici, oggi parliamo di benessere di coppia e lo facciamo come sempre in modo super pratico e concreto. In particolare in questo video condividerò con voi tre tra i moltissimi esercizi che proponiamo nei miei centri di psicologia Mind Center alle coppie che si rivolgono a noi per fare un percorso di crescita. Sì, un percorso di crescita, perché ragazzi, la psicoterapia di coppia non è soltanto per chi sta vivendo situazioni altamente conflittuali o è sul punto di separarsi, ma può essere un grandissimo alleato di tutte quelle situazioni in cui i partner vogliono semplicemente migliorare la loro relazione. In particolare, potenziare la comunicazione, rinforzare l'intimità, sviluppare una comprensione reciproca ancora più profonda e molto, molto altro ancora. Ma bando alle ciance e vediamo subito il primo esercizio che ho chiamato "Date una lavata alla vostra biancheria sporca". Riflettete con me. Per quanto tempo potete evitare di lavare i vestiti? Per un giorno? Un paio di giorni? Una settimana intera? Ecco, proprio come i vestiti, le relazioni di coppia accumulano delle piccole macchie nel corso del tempo, cioè è un po' come se si sporcassero, quindi irritazioni, risentimenti non esplicitati, piccole fonti di amarezza che si insinuano continuamente nella vostra vita a due. Bene, se non vengono lavati, questi piccoli fastidi si trasformano in grandi problemi e possono minare la comunicazione all'interno della coppia. Come fare per risolvere il problema? Fate il bucato insieme. Una volta a settimana chiedete a vostro partner: che cos'è che ho fatto per farti sentire incompreso, non apprezzato oppure non amato? Anche se come risposta otterrete uno sguardo di stupore oppure una rassicurazione che non avete fatto nulla, non arrendetevi e continuate settimana dopo settimana a porre la domanda ascoltando sinceramente le risposte. A quel punto, invece di cedere alla tentazione di correggere il partner o di difendervi, cercate semplicemente, tra virgolette, di capire realmente come i vostri partner si sono sentiti. Potete chiedere qualche cosa come: quindi quando ho agito in quel modo hai pensato che non ti amassi? Come mai? Amici, amiche, questo esercizio, credetemi, è molto potente e vi permetterà di tenere aperto un canale costante di comunicazione, aumentando l'intimità e offrendovi la possibilità di affrontare i problemi con maggior coraggio e apertura. Bene, passiamo al secondo esercizio che ho chiamato l'ora dell'onestà. Spesso ci viene suggerito di mettere le esigenze del partner al di sopra delle nostre, ma questa prospettiva, se non viene gestita con attenzione, può portare nel tempo a sentimenti di eccessivo sacrificio e quindi poi anche di risentimento. L'ora dell'onestà è un momento speciale da mettere in pratica a frequenza, ad esempio, settimanale, nel quale i partner si concedono a turno la libertà di esprimere apertamente i propri sentimenti su vari aspetti della vita di coppia senza timore di ferire l'altro o di creare tensioni. Facciamo un esempio: immaginate che uno di voi non sia particolarmente appassionato di calcio, ma l'altro si aspetta che lo guardiate insieme ogni domenica. Potreste utilizzare l'ora dell'onestà per affrontare apertamente questa situazione. Parlate dei vostri sentimenti, delle vostre preferenze, chiaramente in modo sempre sincero e rispettoso. Ad esempio, potreste dire: so che il calcio è importante per te. Devo confessarti che però io non riesco a provare il tuo stesso entusiasmo. Possiamo trovare anche altre attività che ci consentano di passare tempo insieme in modo che entrambi apprezziamo? Ora, questo esercizio non riguarda soltanto le differenze di interessi, ma si estende a qualsiasi aspetto della vita di coppia, dalle decisioni finanziarie alle scelte di vita quotidiana. L'importante è che entrambi siate aperti e rispettosi nel condividere le vostre opinioni e che siate disposti a cercare soluzioni che tengano conto delle esigenze e dei desideri di entrambi. Precisazione importante: l'ora dell'onestà non è un momento per criticare o attaccare, ma è un momento per costruire una connessione più profonda attraverso la comprensione e l'apertura reciproca. Quando entrambi i partner si sentono liberi di esprimere se stessi senza giudizio, allora si crea un ambiente nel quale le differenze possono essere affrontate con amore e rispetto, contribuendo a rinforzare il legame di coppia nel tempo. Insomma, questo esercizio vi aiuterà a essere più onesti su numerosi aspetti, rispettando le opinioni altrui senza prenderle come un affronto personale. Bene, passiamo al terzo, ultimo esercizio, che consiste in questo: risolvete le divergenze prima di dormire.
Lasciare questioni irrisolte, infatti, può trasformare piccoli disaccordi in una sorta di amarezza che col passare del tempo può sfociare in risentimento. Ecco perché è di vitale importanza cercare di affrontare e risolvere i conflitti entro la stessa giornata nella quale sono emersi. Questa dovrebbe essere una regola generale condivisa da entrambi i membri della coppia che, accettando di svolgere questo esercizio, si accordano allora per trovare il modo di mettere fine alle discussioni prima di addormentarsi. Ovviamente ci sono momenti in cui le emozioni sono così intense e le opinioni così inconciliabili che può sembrare impossibile trovare una soluzione prima di andare a dormire. E in queste situazioni è possibile una deroga, purché sia una deroga temporanea all'accordo. Quindi mettete in pausa l'argomento e impegnatevi a riprenderlo il giorno successivo, quando entrambi potrete affrontarlo con una mente più calma e aperta. Per esempio, immaginate che abbiate avuto un acceso dibattito su una decisione finanziaria. Le emozioni sono in subbuglio, le opinioni sembrano ben lontane dall'accordo e allora, invece di lasciare che questa situazione si trasformi in una notte di tensioni, scegliete di mettere l'argomento in pausa. Riconoscete entrambi che le emozioni sono troppo intense, che la discussione potrebbe diventare controproducente se voi continuaste, e quindi decidete di dedicare uno spazio il giorno successivo per riprendere la conversazione in modo più costruttivo. Questo vi darà il tempo di riflettere individualmente, quindi anche di calmare le emozioni, permettendovi di affrontare il conflitto con una prospettiva più chiara, con una prospettiva più aperta. Ricordate che il focus di questo esercizio è sulla risoluzione costruttiva dei conflitti e non sulla fuga dalle discussioni. Quindi mettete in pausa l'argomento temporaneamente, perché questo vi permetterà di affrontare il problema con una prospettiva più equilibrata, evitando che le emozioni intense compromettano la comunicazione e la comprensione reciproca. Amici, amiche, questi tre esercizi possono diventare un prezioso pilastro della vostra routine di coppia. D'altronde, la comunicazione aperta, l'onestà, l'impegno nella risoluzione delle divergenze sono elementi essenziali per costruire e mantenere una relazione sana e appagante nel lungo periodo. Bene, per oggi è tutto. Io vi invito a lavorare ogni giorno su rendere la vostra coppia un luogo di valore e vi ricordo che se volete farlo con l'aiuto di un professionista, i miei centri Mind Center sono a vostra disposizione per consulenze dal vivo o via webcam, sia che state attraversando un periodo di difficoltà più o meno grave, sia che vogliate migliorare la vostra unione. Ciao e alla prossima!